Mi avvio alla conclusione proponendo un'ultima considerazione intimamente connessa con le precedenti. Sempre ritornando a San Tommaso, diffida dell'informazione che ha una sola fonte. Perché se è fondamentale valorizzare, come abbiamo visto, la pluralità di idee, di luoghi di conoscenza, è altrettanto vitale tenere alta l'attenzione sull'etica e la deontologia degli operatori dell'informazione. Anni fa Umberto Eco diede questa definizione dell'uomo di cultura. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Nell'epoca dei motori di ricerca il problema non è certo trovare un'informazione, ma come abbiamo visto, saperne dare una lettura consapevole. E in questo senso ho una grande responsabilità che opera nei settori della stampa, dell'editoria, dell'informazione, della cultura in generale. Due sono i rischi principali. Da un lato l'abbassamento degli standard deontologici, dall'altro la dipendenza economica o normativa dal potere. Non è un mistero che negli ultimi anni questi siano stati i settori fortemente penalizzati dalla crisi economica e per rispondere a queste difficoltà si sia fatto ricorso a modelli di business che puntano più alla quantità dei click che alla qualità dei contenuti.